Ludo, piccolina di mamma. È ammalata Lulu. Ludo. Ciccia. Amore, buongiorno. Come ti senti a mamma? Come? Amore, senti a mamma, allora io devo andare via. Ho un impegno di lavoro, starò via 24 ore. Amore, mi dispiace, mammina, ma non ti preoccupare perché ci sarà Aurora a prendersi cura di te. Ma pure papà va a lavorare. Sì, amore, sarete solo tu e Auri. Aurora farà la tua dottoressa per 24 ore. Ma mi basta per colazione Tutto, tutto. Va bene, amore mio, allora io vado. Mi raccomando, tu di qualsiasi cosa hai bisogno, chiama tua sorella che lei ti aiuterà, ok? Io sarò via per poco. Ciao amore mio. ciao. Auri. Auri, senti amore. Allora, io devo uscire un attimo, devo andare a fare la spesa. Di là c'è tua sorella che sai che non sta bene, eh? Quindi ti Sì. dovrai prendere cura di lei per tutto il tempo che io sarò via. Cosa? Allora, vieni che ti faccio vedere tutte le medicine che deve prendere e ti faccio vedere un po' come devi fare. Dai, vieni. Su. Ok. Allora, Auri, come prima cosa metti questo. Mamma, Eh? che cosa sarebbe questa roba? È un camice. Il camice da dottoressa, Mamma, mi perché tu dovrai essere piace! la sua dottoressa. Su, mettilo. Un secondo. Hai messo il camice? Ta-dan, Bene. signorina! Adesso metti questo. Ma si sente veramente il cuore? Sì, dovrei essere la sua dottoressa. Allora non hai capito. Chi si prenderà cura di Ludo se io non ci sono? Aspetta. Vai. Si sente? Bene, andiamo. Ti faccio vedere tutte le medicine che le devi dare. Andiamo. Aspetta, ok. Andiamo. Allora, Auri, questi sono tutti i medicinali che devi dare a tua sorella. Allora, questo glielo metti nell'aerosol. Insieme a questo qui. Sì. Questo sono i fermenti lattici che le dai prima di darle l'antibiotico. L'antibiotico è questo, glielo dai alle 10 di sera. Uno sciroppino 3 volte al giorno. Con questo lo applichi qui e le aspiri tutti i muchetti dal naso. Ma stai bene? E questo è l'apparecchio per l'aerosol. Le misuri la febbre 5-6 volte al giorno. E all'occorrenza una punturina. Io vado. Confido in te, Auri, sarai la dottoressa di Ludo per 24 ore. Sì, perché io mancherò tutta la giornata. Ok, Auri, io vado, confido in te, so che sei bravissima e non mi deluderai. Ciao. Occhiali messi, penna messa, il ma non è che se io aspiro mi va in bocca. Vabbè, questo qua poi vedremo se lo faccio, ma mi sa pure che non lo faccio. Qui invece cos'è che abbiamo? Termometro. Vabbè, poi vedremo successivamente. Sono un po' sporchi questi occhiali, ma ora andremo dalla nostra paziente e vedremo cosa fare. Andiamo. Che ti devo curare, Ludovica, ti devo curare, vieni. Auri, ma che cosa ti ho beato? Chiedilo a tua mamma. Non sarai mica la mia dottoressa? Hai capito molto bene. No, ciao, ciao, ciao. No, ora tu vieni qua. Ti devo curare. Bene. Che devo fare? Sì. Bene, allora mettiamo. Allora, ma che stai facendo? Ludovica, non lo so, non lo so. Io nella mia vita non ho mai fatto la dottoressa, mai. E non ho mai dato medicina a qualcuno.
Quindi, allora, io non so molto bene quello che devo fare, quindi la situazione non è molto... Ma lo sai fare, su, perché? Allora, uno serviva per l'aerosol, uno serviva... Vabbè, dopo vedremo. Iniziamo nel darti questa medicina. Agitiamo. È un latte. Oddio, ma tu l'hai mai bevuta questa cosa? L'ho bevuta. Ah, sì? Ok, ok. È acqua. Sì, ma ti ricordi a che ora la bevi? Sì, perché? Perché acqua si ingoia. Sì, ma che alle 3 di notte. Eh? Alle 3 di notte. Io alle 3 di notte già sto bella dormendo, quindi... Vabbè, io te l'apro. Oddio, ma se mi si schizza... Oh! Ok. Bene, bevi. Guarda. Ma tutto... No. Ludovica. No, manca un altro po'. Ok. Ora ecco. È buona? Ludo, bevi? Ma non sai bere tu? Ok, basta. Ok, bene. Sì, mette a comodo, signorina. Ma che è? Vai in bocca, signorina. Sotto l'ascella si mette. Che sbadata. Giusto, nella bocca si mette, quindi si metta bella come una mummia. Bene. Ora. Chiudi. Ferma. Ok, 32, 30, ok. 32. Ludo, ferma. Aspetta, 35. Ludo, ferma, se no non vedo. Stai ferma, Ludo, non ti muovere. Si è fermato a 35,9. Bene, la sua temperatura... Oh, a 35,9! Ok, la febbre non ce l'ha. Controlliamo le spalle, signorina. Bene. Ah, no, scusate. Ok. Siamo pronti, ragazzi. Io voglio mamma, tu no. Io voglio mamma, no, tu. Bene, allora vuol dire che la colazione non te la preparo. Aureo, fammi un po' di qualcosa. Qualcosa da mangiare? Certo, te la porto subito. Pure la colazione a letto. Sì, certo, ma c'è qualcosa di particolare che devi mangiare? Sì. Cosa? È un Nutella. Sì, ma prima devi prendere lo sciroppo. Se no, niente Nutella. Sì, però voglio lo sciroppo con la cannuccia. Lo sciroppo con la cannuccia? Mm. In che senso lo sciroppo con la cannuccia? Me la devi tagliare intera e devi lasciare un pezzettino. Ma volevi dire con la siringa? Ok, stai piena di buchi. Andiamo a prendere lo sciroppo. Bene, adesso lo sciroppo della tosse qual è? Questo? No, no, non è questo. Questo? Questo potrebbe essere. No, non è questo. Questo? Ah, questo è il tiramuchi. Questo? Non trovo niente. Questo io l'ho dato. Sì, io l'ho dato prima. Qui mi pare che non ci sia nulla. Queste sono delle... delle... vabbè. E fazzolettini. E questa? Sì, è proprio questo. Bene. Mamma mi ha detto 5 ml, se non sbaglio. Ok.
Buonissima. Cos'è sta roba? Basta. Lo sciroppo l'ho messo, ma come lo vuole con la cannuccia? Cioè, come lo fa a bere con la cannuccia? Io di certo non ho mai visto una persona che beve lo sciroppo con la cannuccia. Ora la taglio. Proviamo a fare così, non lo so che devo fare. Ok. Cannuccia presa. Bene, portiamoglielo. Ludovica! Come non è con la cannuccia? E questa è la cannuccia? Ok, prendi subito questo sciroppo. Scusa, ma la cannuccia la volevi gialla? Ok, ora non mi interessa, ora te lo bevi. Ludo, non me lo far cadere sul letto, se no dopo si appiccica tutto. Bevi. Acqua! Acqua. Ok. Tieni, Ludo. Grazie. Tieni. Tieni. Bevi. Su che dopo dobbiamo prendere lo sciroppo per la tosse. Grazie. Ora possiamo prendere lo sciroppo. Dovica. Ma sei seria? Ora sei diventata pure una bimba piccola? Bene, Ludo, io mi preparo l'acqua. Ora però tu bevi lo sciroppo. Non capisco quando mamma si arrabbia che non vuoi prendere lo sciroppo. Ludovica, bevi! Ludovica, ti rimane la tosse? Guarda, sei piena di muchi, bevi! Questa qua ti fa sciogliere tutti i muchi. E anche lo tiramuco. Il tiramu... tiramuchi? Sei la mamma. Sono la dottoressa. È diversa la cosa. Ma non sei via, sei finta. Sì, però ti sto dando le cose che mamma ti dà, quindi ora bevi questo medicino. Sei una dottoressa fallocca. Le dottoresse sono brave, mica sono così. Ludovica, amore di mamma, bevi questo Non sono qua. Sono subito qua. sciroppino. Bene, allora, se non mi vuoi ascoltare, ti faccio una bella puntura su... No, 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 non bevo. Ah, quindi non preferisci avere una bella siringone sul sederino? Ludovica, non lo far cadere. No, tu. Mi Deve raccomando. essere Tutto in un sorso. Bevi questo sciroppo! Brava, no, Non si beve. Ludovica, bevi. Ma Ludovica, lo devi bere tutto quanto insieme, non a sorsetti, sennò poi bevi tutto quanto insieme, poi vedi che ti passa subito tutto. Grazie per la tosse in faccia. Vai! Ah, ti piace? Ah, vedo che ti piace. Controlliamo un po' il cuore. Controlliamo un po' le spalle. Sì, aspetta. Tu bevi. Sono io la dottoressa qua. Bevi. Bevi questa medicina. Ma vuoi bere questa medicina? Bevi tu nel frattempo! Ma vuoi bere? Bevi! Devo controllare quando bevi, vai, bevi! Glu glu glu! Ben fatto, mia cara! Ora ti Mi piace. Bene, ora ti porto una bella merendina, va bene? Io te l'avevo portata piena. Bevila. No, grazie. Vai presto che ho fame. Andiamo, ragazzi. Vedi, vedi. Vedi, vedi.
l'ha preparata e ora portiamo tutto. Qualcosina me la mangio pure io. Ma andiamo! Ludo! Ok, piano, piano, piano. Ok, stenditi. Stenditi. Bene. Ora, senza farla cadere. Piano. Guardi la tua merendina. No, bella. No, queste tipo cose. Cosa vuoi, scusami? Nutella. Nutella, Nutella, Nutella. Nutella. Bene, Ludo! Mentre mi gusto una bella goccia ti ho portato la Nutella, va bene? Ma io non volevo la Nutella. Non lo prendi in giro? Ora tu la mangi, ora tu la mangi. Brava, però non volevo questo schifo. Luica. Ma ti ho portato la Nutella! Queste mie cose che mangio. Tadà. Ah, mi prendi in giro? Queste sono le mie cose che mangio. Questo è tuo. Eppe. Buono? Bene, io vado di là a prepararti la prossima medicina. Ok? Ciao. Ora è arrivato il momento di preparare l'aerosol, ma... Ok. Questo dove va messo? Allora, questo mi pare che va messo... così? No, così! Sì! Io non sono portata per fare la dottoressa! Ok, ok. Unicornini, voi vi ricordate magari cosa va messo? Così? Così? No. Ragazzi, qualcuno di voi ha mai fatto l'aerosol e sa come vanno questi pezzi? Ragazzi, per favore, solo voi mi potete salvare. Scrivetemi giù nei commenti come vanno questi due pezzi e soprattutto se vi ricordate tutte queste medicine che aveva spiegato mamma. Io, sinceramente, non me ne ricordo manco una. Sì, io sono la dottoressa e diciamo che da grande io non potrò mai fare la dottoressa, mai. Aurora! Sì? Sì, arrivo subito. Bene, è questo. Devo metterlo qui. Metto. Aspetta, mi ricordo. Oh, sto facendo mente locale. Sì. Questa qua devo usare. Sì. Ok, è molto pericoloso. Mi raccomando, ragazzi, voi non fatelo a casa. Ok. Bene, ho tirato fine due. Oissa. E ora lo infiliamo qua dentro. Tutto? Ok. Ludovico, è arrivato il momento di fare l'aerosol. Ludo, mettiti bene. Su, sveglio. Sono la tua dottoressa, tra virgolette. Su, vai alla mamma. No, è mio! Ora devi fare questo aerosol perché ci ho messo
Vedi come stai? Ci ho messo un'eternità per farlo. Ok? Quindi ora tu lo fai. No. Tu lo fai lo stesso. Allora, mettiamolo qua. Mettiti bene. Voglio accendere io. Ok, però prima metterlo qua dentro. Ok, vai, schiaccia qua. Vai, schiaccia. Fallo! Un po' più così. Oh, la puzza. Dica fallo. Puzza! Bene, io sto così finché tu non hai finito. Cucù. Gaga. Cucù gaga. Cucù gaga gaga. Ok. Ok, dottoressa, tieni. Brava! Vedo che l'hai finito. Bene, stai guarendo piano piano grazie alle mie cure. Allora. Ora dovrei fare questo coso. Dovrei praticamente mettermelo in bocca, tu nel naso, dovrò. E tu escono. No, no. Questo servirebbe a tirare i muchi? Sì, perché sennò quando arriva mamma lo dico. Intanto tieni i fazzoletti. Mettitelo nel naso. Proviamo. Mettitelo nel naso. No, ma stai bene. Ludovica, no, io questa cosa non la faccio. Vai. Guarda, prova. Lei non sa fare i tiramonchi. E tu lo sai fare? Sì. Vera! No. Questo no, dammi no. Dammi qua. No, io non lo faccio. Metti. No, io non lo faccio. Metti. Dai, Aurora, mettimelo. Grazie, sono tornata. Io questa cosa non te la metto comunque. Grazie. Vabbè ragazzi, il video finisce qui. Noi vi salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto. E il tiramuchi io non lo faccio mai. Ragazzi, mamma è arrivata giusto in tempo. Iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissime pollicioni in su. Fatelo, eh. Ciao, ciao. E ora, Ludo, sai cosa ti dico? Questo ce lo tieni tu. Questa camicia? No, Ludo, no! No, 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 te lo scordi? Ora tu questa camicia te la tieni tu.